Well, do you speak Italian? Sorry, I don't know. I know. Come stai? Come stai? Come stai? Bravo, bravo, bene, grazie. Good, yes. Senti, ma you are used to this, you know, these girls that they love you so much. Dice, lui è abituato a tutte queste ragazze che lo amano tanto. But what do you feel inside? Che cosa sentono dentro a questa, to this, I mean, what do you feel? Compare this explosion of feeling, they almost cry. Well, I think you feel responsible somehow, you know, you feel, you know, what can I do? This shouldn't be happening, but it's exciting and it's a lot of energy. Certo, dice che è una grande energia e si sente anche responsabile di questa loro emozione così grande, tant'è vero che Gary è un, diciamo così, un ragazzo anche impegnato socialmente. I mean, you have social involvements in your life. I mean, you not do... What do I do apart from the band? Apart from the band, I mean, you sing song about political problems. Like... No, that last song is a love song. Ah, dice così che la loro ultima canzone è una canzone d'amore, ma che le ha fatte prima le canzoni sociali. For example, in England, young people have work problems too, like in Italy. Yeah. And two ways off are rock and football. Is that why English rock is the most important and creative in the world? Just a second, I translate. Well, I think it's certainly more creative than America, yes. Just a second, please, okay. O gli ho chiesto che I'm sorry, but in Italy they don't understand, so. Allora, maybe you should ask one of the others. You've asked me one. I go to from the others. Right, just a second. Allora gli ho chiesto che anche in Italia ci sono problemi di lavoro per i giovani, cosa che sappiamo perfettamente, come in Inghilterra. E due modi per trionfare, per avere successo, per essere molto popolari e quindi anche molto ricchi, sono il football e la musica. Gli ho chiesto se è per questo che il rock inglese è più creativo nel mondo. Lui dice che questo non lo sa, ma certamente il rock inglese è più creativo di quello americano. You enjoy riding horses. No. Actually, I never answered the last question, and John just whispered in my ear, how do you answer the fact that English football is so bad? No, I didn't say that. I didn't say that the English football is so bad. No, we said that. Ah, dice così che forse questi ragazzi non hanno. He likes riding horses. Aspetta, va bene, mi hanno messo una domanda sbagliata, non importa. Dice così che forse molti ragazzi non si occupano di football, è per questo che il football inglese va così male. Who takes care about horse riding? Who? I like riding. Ah, ti piace riding? We all like riding. Ah, tutti. Allora lasciamela chiedere a te, non mi confondere le idee. Allora, I mean. Which famous woman would you like to take with you for a ride? Qual è una donna famosissima che gli piacerebbe portare a cavallo con sé? Could you ride in English means something completely different? No, come on. Let's say. Ha detto che questo verbo in inglese ha un altro significato che si può bene immaginare, ma a parte questa mia piccola gaffe, io vorrei sapere, you know, the blueprints, I mean, come on, don't joke. Ask too much. Martin, what did he say? Why don't you want to answer to me? Because Martin is very shy and he needs to be brought out of his shell. So, probabilmente lui non vuole portare nessuna donna con sé a cavallo, dice che è meglio che lo domandi a Martin. Invece io vado da John che suona la batteria. John? Yes. Yes. Which famous woman would I like to take for a ride? Ecco, dice, qual è la donna famosa che io porterei a passeggiare a cavallo con me? Who? I don't know, we'll go for Raquel Welch today, eh? Ah, ecco, dice Raquel Welch, non andrebbe male, mi pare una scelta perfetta. Ok, listen, do you remember when you earned money for the first time? Mi chiesto se si ricorda. No, I can't remember ever earning money actually. Come on, Gary, it's not for you now, it's for John. Gli ho chiesto se si ricorda. Ma sono tremendi questi ragazzi. Se si ricorda quando ha guadagnato i soldi per la prima volta. When? When I was about 11. Milk round. Deliver milk. Ah, ecco, portava il latte, faceva il ragazzo che portava il latte in ogni casa e aveva 11 anni. Now you are rich. I mean, you have a lot of money. Yeah, adesso ha abbastanza denaro. What does mean money to you? Che cosa significano i denari, i soldi, insomma, per lui? It's not really that important. We're in the band because we enjoy it. I mean, we love music, we love traveling around the world playing in front of people. Okay, the money is a byproduct. Dice così che i denari servono per comprare le cose e quindi lui non dà molto valore al denaro. Quello che gli importa di più per adesso è stare nella band,
fare musica e divertirsi con i suoi amici. Benissimo, andiamo da Tony. Dovete sapere che Tony è l'unico sposato con dei bambini. Oh. You want to do it like this? Okay. I said that you are the only one married and with children. Is that right? Dici così che è l'unico che è sposato del gruppo. I mean, there might be a few around the world, I don't know really. Mm. It could be a few more. Cosa? What? È meglio non tradurre qualche cosa che dicono loro. Allora, volevo chiederti questo. Sua moglie sappiamo che non lo segue nei tour. Voglio chiederò, sei geloso che sua moglie rimane a casa? I mean, your wife Leonie doesn't follow you on tour, that, right? No. Yes, aren't you jealous that she stays at home while you are on tour? No. And she? And I don't know. I mean, I'm out on tour with the guys, and we're going around the world and playing lots of rock concerts. And I'm quite happy at the moment. I'm enjoying myself. Okay. Dice così che non è né gelosa sua moglie di aspettarla a casa, né geloso lui che lei appunto a casa lo aspetti. Insomma, una famiglia molto tranquilla. Is that true that you like parachuting? They told me so. Mi hanno detto che Tony ama fare paracadutismo. I'd like to do parachuting. Oh, è vero. It's true. So what do you want? È vero. È una domanda molto strana. Siamo qua benissimo. Allora, senti una cosa. You want to come parachuting with me? Ha detto che mi ha chiesto se voglio fare il paracadutismo con lui. I'm afraid not. Ho detto che io non avrei questo coraggio. But which famous woman would you like to jump with? See, that girl over there. Gli ho chiesto con quale donna famosa gli piacerebbe buttarsi giù in paracadute. Ha scelto Francesca, una delle nostre ragazze, che è molto carina e deliziosa. Eccola qua, adesso sarà inquadrata. Ecco. Allora, Francesca, tu puoi. Hai questo invito. Se vuoi andare, puoi andare con Tony. Allora, Steve. Hi. I know, another question, Tony. No, another question. Sorry, I thought you were going to say. A lot of Italian girls love you, no? Piacete a moltissime ragazze italiane. Please dedicate 4 notes to an Italian name, to an Italian girl who deals with music for us. She's very important. She brought you here. Gli ho chiesto di fare una piccola frasettina musicale su un nome di una ragazza che si occupa nella nostra redazione di musica e che ci ha portato loro qua. Il suo nome è Cristina Crocetti, ma basta Cristina. E quindi bisogna ringraziarla perché lei lavora moltissimo. Now, if I give you Cristina, which kind of notes you can invent for her? Notes? I'll invent some at the concert, I suppose. No, just sing a little bit to Cristina. Cristina, ma è facilissimo. Sing a song to Cristina. Oh no. Come on, you can't say. Okay. Let him. Cristina, that's good. Well, thank you. That's enough. I mean, it was just an homage. Just a joke. Okay, va bene. Senti, Steve col sax. Steve suona il sax. Voi dovete sapere, sapete che Steve è il componente del gruppo che facendo un salto alla fine del concerto ha fatto interrompere la tournée a tutto il gruppo e naturalmente sono rimasti indietro per un po' di mesi e poi si sono messi a suonare. Insomma, per colpa sua il gruppo si è fermato. Allora adesso io gli domanderò se si sente colpevole di questo fatto. Steve, don't you feel guilty? No. Just a second. That because of your broken leg, you kept off the stage, the group, for such a long time? If I hadn't broken my leg, we wouldn't be here now. We came back quicker. This is the first place on the tour. Oh, carino, so, carino. Sorry ha detto about così that, che se io non mi fossi rotto una gamba, che diplomatico, very diplomatic. Non mi fossi rotto una gamba, noi non saremmo stati fuori tanto tempo, ma non saremmo tornati qui per la prima volta da te. Infatti è vero, loro dovevano venire a Pronto Raffaella e hanno mantenuto la promessa perché appunto non potevano farlo e l'hanno fatto dopo. Sono qui oggi, perfettamente professionali. Ah, is that true that you are an excellent cook? Dunque io so che lui è un cuoco bravissimo, ma queste cose le fanno... Is that true or not? I like cooking curries, eastern food.
Ok, ah, gli piace cucinare il curry. A chili fetish. Ecco, con chili, che è anche un po' ingrassante. Va bene, senti una cosa. Which famous woman, Steve, would you like to invite for a dinner cooked from you? Quale donna inviterebbe a cena con un pranzetto preparato con le sue manine? Cristina. Va bene, anche Cristina ha un invito. Va bene, grazie Steve. Ma che è successo che c'ha la Cristina? Ha detto così, prima va a cena da lui e poi privatamente, dopo cena, ci penso io a cantarle una bella canzone. Ma che è successo, ragazzi? Allora, mi manca l'ultimo, Martin, il basso, che mi pare invece sia il più alto di tutti. Con me, ragazzi, c'è poco da fare. La mamma! How old are you? 25. Dunque, lui ha 25 anni. I'm 42. Let's see, can I be your mommy? Dunque, sì, eh? Ok, penso che figliolino mi sono... Va bene, allora mi sono trovato un bel bambino qua. Allora, senti Martin, a lui giocava al calcio. Io adesso gli chiederò se come calciatore, secondo lui, avrebbe fatto la stessa carriera, avrebbe ottenuto lo stesso successo come cantare per Spandau. You were a good football player. Is it true? It's true. Sorry. I don't know. Yeah. The microphone. Do you think that you would have reached the same success in football as in music? I mean, I like to think so. I mean, it's every kid's dream to be a footballer, isn't it? Aspetta, go slowly, have to translate. Dice così, mi piace pensarlo perché ogni ragazzo evidentemente gli piacerebbe fare una pensare di diventare un grande calciatore. Quando sei piccolo, you always imagine yourself walking out in the middle of a big cup final, you know. Certo. Dice così, quando sei piccolino, il sogno di tutti i ragazzi è quello di entrare in un grande campo come Maradona, come oggi, come la Juventus, come tutte le altre squadre. E poi, diciamo così, avere uno stadio che grida. But I have lots of friends that have actually done that, walked out in a big cup final, and they always say to me they'd rather be in a rock band. Molto carino, dice così. Io ho detto la stessa cosa comunque a dei grandi giocatori di football e loro mi hanno risposto: a noi piacerebbe tanto invece entrare in una banda rock, in un rock band, insomma, in un complesso, un gruppo rock e cantare insieme a voi e avere lo stesso successo presso i ragazzi. You have to do the same question. Which famous woman would you like? Not play. Va bene, l'ha detto lui, ok, va benissimo. Con quale donna famosa ti piacerebbe giocare a calcio? Which famous woman would I what? Mm-hmm. Would I what? Would I play football with? I'll play football with? Yeah. What are you doing tomorrow? Lui lo chiede a me, questo è un po' piagiria. No, I'm excused from the joke, sono fuori dal gioco. A famous one, come on, we have so many. All right, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Beh, non è giovanissima, ma è molto bella. Why you like her? I like the mother image. You know. Ah, dice, gli piace l'immagine della mamma. Ecco, allora è meglio che io mi allontani, perché la cosa si fa delicata. E qui c'è la figlia che ci pensa.